Capitolo 19. L'Esmeralda correva a tutto gas sul mare piatto, come una tavola. Ezechiele era al timone. Canticchiava una canzone di cui avevo dimenticato le parole. E ogni tanto suonava la sirena come a dire «fate largo», anche se non c'era in vista nessun'altra imbarcazione. Tonino e Spaghetti lo guardavano con aria di rimprovero. «Non ci hai comperato il latte e i biscotti», strillò Tonino. «Non ho avuto tempo», bofinchiò lui. «C'è una traccia, finalmente. Non c'è un minuto da perdere. Ma noi abbiamo fame». «Possibile che voi due pensate solo a mangiare?» I due se ne erano andati a poppa sdegnati. «Là!» le aveva detto l'omino piccolo e secco, che era poi il marito dello stesso che li aveva sfamati la sera prima. E aveva indicato col dito una città lungo la costa, semi nascosta dal calore e dalla bruma di quella mattinata, pallida e afosa. «Tu vede? Dove c'è torre alta, minareto, vede!» Si intravedeva in effetti una torre alta, sottile, che terminava con una cupola dorata a cipolla, che emergeva dalla fosca e sembrava sospesa nel nulla, tremolante come un miraggio. «Quella è...» e aveva detto un nome che Ezechiele ovviamente non aveva capito. Poi gli aveva spiegato che la sera prima, dopo che loro se ne erano andati, lui e sua moglie avevano continuato a pensare alla foto ed erano inquieti e non riuscivano a togliersela dalla testa. Anche mentre cucinavano e servivano i tavoli e poi, dopo che gli ultimi avventori si erano allontanati, anche mentre pulivano e spazzavano e spegnevano le luci. Continuavano a pensare al guaglione e alla mamma che non si trovava. Disse così perché aveva lavorato per anni a Napoli come pizzaiolo. Loro non avevano avuto la benedizione di un figlio, spiegò, e ogni volta che si parlava di guaglioni, sua moglie si impietosiva e certe volte piangeva. Alla fine si erano detti, ma l'uomo della foto non assomigliava a Mohammed lo zoppo? Ma la foto l'avevano vista solo pochi attimi, non erano sicuri. Forse che sì, forse che no. Però Mohammed lo zoppo lo chiamavano così perché non si era mai ripreso bene da una brutta frattura, dopo che un asino imbizzarrito, che ragliava e tirava la cavezza, gli aveva spappolato un ginocchio con un calcio. Bestie pericolose, gli asini, di umore strano. Non era più stato quello di prima. Anche a Maradona, aveva aggiunto l'omino, aveva subito una brutta frattura, ma a procurargliela non era stato un asino, bensì un difensore avversario, di cui adesso non ricordava il nome, che l'aveva colpito a tradimento, l'infame, e tutta Napoli l'aveva maledetto e gli avevano fatto il malocchio. Lui lavorava in pizzeria in quegli anni e non si parlava d'altro, ma Maradona si era ripreso benissimo dall'infortunio, al punto che aveva guidato il Napoli alla vittoria finale e lui si ricordava di quella volta. «Vai avanti!» l'aveva supplicato Ezechiele. «Sì, Mohammed lo zoppo viveva la città della torre, che sembrava un miraggio e aveva ripetuto quel nome incomprensibile. Pinco Pallino!» aveva deciso Ezechiele. «La città di Pinco Pallino!» Mohammed aveva un furgoncino scassato e senza il clacson, a cui ogni tanto non si accendeva un faro, e girava lungo la costa, avanti e indietro, facendo consegne e trasporti di ogni tipo. Loro non lo conoscevano bene, l'avevano visto 3-4 volte e quindi non potevano essere sicuri. Così avevano chiesto a un loro garzone, con un lontano cugino, che abitava anche lui a Pinco Pallino, e che per qualche mese aveva aiutato Mohammed nel suo lavoro, finché si era stancato e se n'era andato. Troppa polvere e troppa fatica. «È proprio vero», aveva aggiunto l'omino, «che i giovani d'oggi non hanno più voglia di lavorare. Ai suoi tempi era così anche in Italia?» «Vai avanti», aveva supplicato ancora Ezechiele. «Sì». Il garzone aveva chiamato il lontano cugino al cellulare, così e cosà. Avevano cominciato a parlare di certe ragazze e non la finivano più. «Mohammed!» si era spazientato l'omino. «Chiedili di Mohammed!» Finalmente il cugino aveva detto al garzone che il furgone di Mohammed lo zoppo non si vedeva da qualche tempo e che forse era partito, o forse no. E che sì, Mohammed lo zoppo aveva 3 figli, o 4, mica ricordava bene, e uno forse si chiamava Omar. Ma là tutti avevano un sacco di figli e un sacco di bambini si chiamavano Omar. E quindi mica voleva dire. A sentir parlare di un sacco di figli, sua moglie si era messa a piangere, aveva aggiunto l'omino, e lui ci era rimasto male e aveva cercato di consolarla. Ma quello era un dolore antico che l'avrebbe accompagnata per tutti i suoi giorni. «È un dolore anche per me», aveva detto l'omino, «ma pronome è diverso». Ezechiele non era d'accordo? «Ma quel cugino», aveva chiesto Ezechiele impaziente, «sa dove vive questo Mohammed? Sa l'indirizzo?» «No». «Vai ad avvertire il vecchio col bambino e il cane», gli aveva detto sua moglie, «ma spiegagli bene che non è una cosa sicura e che noi non lo vogliamo illudere. Digli anche che ha la nostra benedizione». No, non era stato difficile trovarlo, li avevano notati tutti in paese. Sì, anche la polizia. E gli avevano detto che gli stranieri stavano in una barca ormeggiata al molo.
E da dove veniva Ezechiele? Da Napoli? Ezechiele aveva troncato là il discorso, a costo di fare la figura del maleducato. Non aveva bisogno d'altro, una traccia, gli bastava. Partire, subito. Aveva ringraziato e salutato l'omino. Gli aveva detto di ringraziare anche la moglie, aveva promesso che magari sulla strada del ritorno sarebbe passato a salutarli e a mangiare il couscous. Aveva fatto di corsa tutto il molo, era risalito sull'Esmeralda con un balzo leonino, aveva sciolto gli ormeggi, avviato il motore e ruttato una nube di fumo nerastro che con quell'afa era rimasta appiccicata lì, tutta puzzolente. Aveva dato gasto e aveva deciso in un attimo che la missione era molto più importante di latte e biscotti, e adesso quei due glielo rinfacciavano, ingrati.